E il Verbo era presso Dio. E il Verbo era Dio. Egli era il principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui. E senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita. E la vita era la luce degli uomini. La luce è
spedizione, bestemmie, magia. Noi siamo un popolo sottomesso a Roma. Non possiamo rischiare nulla. È meglio che un uomo solo muoia per il proprio popolo. La sua morte spegnerà ogni focolare che volta e ogni insubordinazione verso Roma. E il popolo non dovrà soffrirne. E il popolo non dovrà soffrirne. Caio. Yeshua ben Prosper, figlio di Giuseppe, del villaggio di Nazareth e di Galilea. Sei stato condotto qui con forza perché Rei avrebbe oltraggiato la legge di Giuseppe. Alcuni testimoni mi hanno sentito dire che puoi distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Altri dicono che guarisci i malati, fai risorgere i morti. Non rispondi nulla? Che cosa testimoniate contro quest'uomo? Tutti abbiamo ascoltato in questi giorni della sua permanenza a Gerusalemme le parole pronunciate da Cristo il fidente profeta. Il popolo lo ritiene superiore a Elia, a Isaia e a tutti gli altri. Forse superiore anche a Mosè. A Mosè. Dice che è venuto a modificare, anzi, a superare le leggi di Mosè. Con quale autorità? Con l'autorità che gli viene da Dio stesso, dice lui. Da Dio stesso, capite? Da quel Dio che ha parlato ad Abramo, Isacco, a Giacobbe. Il Dio di Israele, che ha tolto il nostro popolo dalla schiavitù d'Egitto e ci ha dato una legge. Uno dei tanti che si sono proclamati profeti e guaritori. Non c'è da preoccuparsi. E noi stiamo dando troppa importanza a quest'uomo e alle sue parole. Vedrete, tutto passerà presto e nessuno si ricorderà più di lui. Nicodemo, ho parlato con questi uomini e dico che dobbiamo prestare attenzione. Quanti profeti non sono stati riconosciuti in tempo dal nostro popolo? Non sempre abbiamo portato la loro voce, eppure parlavano con le parole che Dio aveva loro suggerito. Fratelli, vi invito a riflettere e ad ascoltare. Magari invitiamo a parlare. Hai sentito quello che dicono di te? Parla, dici chi sei e che cosa vuoi. Dici chi sei e che cosa vuoi. Dici chi sei e che cosa vuoi. Dici chi sei e che cosa vuoi.
come naufraghi, ha sempre sopravvissuti alla burrasca. A te, sul libro della notte, stanno soltanto con l'inutile spada e l'inutile. Thank you.